Ah, buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sono sempre qui in Brasile, Salvador de Bahia. Mi trovo all'interno dell'hotel e questa è l'ultima giornata intera di viaggio, che inizia malissimo perché stamattina mi sono svegliato alle 5 per vedere la puntata 5 della sesta stagione di Game of Thrones e vorrei non averlo mai fatto. Però a parte questo, ci aspettano grandi cose oggi e in particolare abbiamo una sola missione importante, ovvero riuscire a vedere la torcia olimpica. Un sacco di polizia in giro. Comunque adesso ci troviamo in una delle piazze più importanti della città perché risale al tempo in cui Salvador de Bahia era capitale del Brasile. E siccome la torcia olimpica la stanno trasportando con un'auto, visto che il tempo è molto incerto, adesso c'è il sole ma fino a un'oretta fa stava diluviando, non sappiamo bene dove passerà. Ciao cagnolino. Quindi inganniamo il tempo andando a visitare una delle chiese più belle di tutta la città. Ho comprato un rosario per mia nonna. Da notare come funziona bene il fuoco automatico. Questa è una chiesa barocca che all'interno è praticamente ricoperta tutta di foglia d'oro. Molto modesta, devo dire. Cocco bello, che con questo caldo ci sta sempre bene. Anton mi ha appena messo uno dei braccialetti tradizionali che vendono qui e a quanto pare hai tre desideri da esprimere mentre ti fai tre nodi, right Mia? Ok? Sì, corretto. What's the name of this bracelet again? Nostra Signora di Bonfim. Che vuol tipo... Fatima Bonfim. Ok, che vuol dire tipo la Madonna. Comunque, sì, la Madonna. Ok. It is spring. Allora, praticamente Mia mi sta aiutando a fare il check-in online perché il volo di rientro è pieno, visto che qui è inverno, quindi sì, venendo qui mi prendono in giro mentre vloggo. Comunque, venendo qui i voli sono vuoti, tornando indietro sono pieni perché qua è inverno e da noi sta arrivando l'estate, quindi è importante fare il check-in online, altrimenti saremo tutti sparsi e io finirò da parte a qualche bambino che piange, sicuro. Bellissima questa chiesa e vista fantastica. Mia, what you think about the church? Bellissimo. Ma
dopo è arrivata la pappa, quindi buon appetito. È una specie di panzerotto con i gamberi. Veramente buoni. Comunque il guaranà sta cominciando a piacermi. Specialità locale, picanha cebolada, carne di manzo cotta alla griglia, spettacolare. Yes, drink it. Stanno tutti soffrendo perché è troppo piccante. Tutti tranne me, ovviamente. Ok, let's do this. Bestiale. Ci stiamo inoltrando in alcune vie che forse sono un po' pericolose. Per fortuna oggi c'è tantissima polizia in giro per via del passaggio della torcia olimpica, che però non riusciamo a capire dov'è, cioè dove sta, come fare a vederla. Tra l'altro né io né Anton sappiamo che aspetto abbia, quindi boh, c'è soltanto un sacco di gente che vuol far casino e basta. Il meteo non potrebbe essere più conforme al nostro stato d'animo. Sta piovendo e noi stiamo partendo. Guardate la faccia di Mia che ha appena realizzato di essere seduta vicino al bagno. Quindi dopo 8 interminabili ore di volo con la bambina più maleducata dell'universo accanto e una povera hostess che mi ha disintegrato il ginocchio, siamo arrivati all'aeroporto di Lisbona e il problema è che io dovrò aspettare parecchio prima di avere il mio volo che mi porterà a Milano. Sono appena andato a chiedere se me lo potevano cambiare, ma il prossimo è quello delle 9:30 ed è completamente pieno, non c'è neanche un mezzo posto libero per me. Mi toccherà aspettare 8 ore qui in aeroporto, ragazzi. 8 ore bloccato all'aeroporto di Lisbona. Timelapse hanno attirato l'attenzione della polizia, che è venuta a controllare 2 volte cosa stessi facendo. Comunque sono già passate 4 ore, quindi ne mancano solo altre 4.
niente ragazzi, sono tornato a fare a Gerardad e cosa fai? Cosa fai quando torni al Brasile? Vai a farti un bel volo con il drone con il buon elio e abbiamo quasi fatto spatarare il Phantom perché ha perso completamente il controllo nel bel mezzo del campo ed è tornato da solo all'home point che è là dietro, schivando i cavi della luce che ci sono qui, gli alberi, atterrando più o meno dove era partito. Ovviamente la GoPro si era bloccata e ho dovuto registrare il momento dell'incidente con il cellulare. Ragazzi, il drone è impazzito di nuovo! Tieni zio. Tutto è bene quel che finisce bene. Questo viaggio ragazzi finisce qui, questa serie, questo video tutto finito. Spero di avere l'opportunità di tornare. Nel frattempo ringrazio tantissimo i miei compagni di viaggio che mi hanno regalato dei momenti fantastici, Havaianas che ci ha regalato questo viaggio incredibile, tutti voi. E noi ci vediamo come sempre domenica prossima alle 11 sul canale con un nuovo video. Una zanzara sulla telecamera. Buongiorno. Buongiorno. Thank you. Buongiorno Italia. Come stai? Come stai? Siamo in Brasile. Bye.